Che belle queste due intro, veramente. Da una parte lo spettacolo secolare quasi di questa LCK, dall'altra comunque un PG Nationals che regge il confronto. Nel ricordarvi l'appuntamento stasera alle 19 con il secondo play day di questa settimana, proprio con il PG Nationals, torniamo a parlare di LCK e parliamo di una sorpresa, sbaglio, Wally? Di sorpresa si può parlare, anche se ormai non è più sorprendente che ci siano sorprese ogni play day, perché abbiamo detto non ci sono più piccole, non ci sono più piccole in questo campionato, non ci sono più dei bye, delle facili partite 2-0 e via con la prossima. Anche i Live Sandbox, che ricoprivano le ultime posizioni, una delle ultime posizioni, se non erro la penultima nello scorso split, ora sono un team assolutamente con un'identità di gioco chiara, con dei giocatori molto promettenti nei quali riversare queste strategie, e che sta insidiando i Gen.G al punto di aver raccolto la prima partita di questa best of three. Gen.G che al momento sono 4-0, ancora non hanno sofferto una sconfitta in campionato nell'ambito della best of three, nell'ambito dei set singoli assolutamente. Ma sono a un passo, ora sono a match point di fatto i Sandbox e potrebbero essere i primi a condannare ad una sconfitta sulla Best of 3 Gen.G. Senz'altro i Gen.G hanno da sistemare qualcosina a livello di draft. Anche durante la pausa ci siamo confrontati sul fatto che quel Viego arrivato last pick abbia un po' scoperto il fianco alla strategia molto veloce e punitiva dei Sandbox. C'è forse bisogno di un mid laner un pochino più veloce nella propria corsa alle armi, un po' più veloce nel prendere parte ai conflitti sullo scuttle, sul drago, sul messaggero. Viego ha fatto letteralmente da sacco da box per Lucian per tutta la fase di corsia. Lucian è arrivato velocissimo al suo Gale Force con un quadrante nord e centro mappa di totale libertà per Croco. C'è stato veramente poco che si potesse fare per contenere Diana, tra l'altro. Quando abbiamo visto che Diana, quando ha delle lane in difficoltà, quando ha delle lane anche solo pari, rischia veramente di non avere nulla da poter fare a parte pulire i propri campi. Quindi ecco, forse sarebbe decisamente il caso di forzare un pochino più la mano su quella corsa centrale per conferire a BDD un matchup lato forte. Rascal può sempre rimanere un jolly, può essere anche lasciato un pochino più a se stesso, visto che comunque sta giocando un po' di tutto, sta giocando lati forti, lati deboli, ben alternati. Sul finale di Spring Split addirittura abbiamo visto su Cho'Gath, che è il lato debole per antonomasia, quel colosso da corsa superiore che da lì non si schioda, self-sustain a go-go e rimane lì a fare da sacco da box, ma a differenza di un Viego, un Cho'Gath lasciato lì topside da assorbire livelli, fa il suo, e poi comunque in grado di assicurare gli obiettivi con la ulti, di dispensare controlli con il silence a Kono e la sua Q a no cap. Quindi questa è un po' l'identità di comp che vorrei vedere draftata dai Gen.G adesso. Una comp un pochino più improntata all'avere in corsia centrale movimento, binomio jungle mid che mettano un po' a ferro e fuoco tutta la mappa, e top che anche se costretta al lato debole farà di necessità virtù. Sì, e soprattutto a me piacerebbe vedere da parte dei Gen.G un cambio a questo punto della loro strategia, anche da parte del loro side. Abbiamo visto proprio in apertura di serie come il loro win rate in quel red side fosse di 7 vittorie su 9 partite, se non mi ricordo male. Ebbene, quel win rate adesso si è appena abbassato perché i Gen.G hanno perso proprio il lato rosso della mappa. Alla fine sarà Effort, il POG, il player of the game, e noi avremmo voluto vedere Summit. C'è da dire però che questa Leona è stata davvero puntuale anche in early game con i propri spostamenti qui nel neutralizzare proprio un'azione proposta dai Gen.G e anche in mid game l'abbiamo commentato in precedenza, quell'ingaggio con la Zenith Blade totalmente alla cieca ai danni del povero Creed, eccolo qua. Davvero, come dire, grandi Sesto attributi. senso, Esatto, sesto senso anche. puro. L'ha visto sì passare, ma decide di andare direttamente per quella lama dello Zenith. Richiede grande coraggio e grande consapevolezza dei propri mezzi. E questo è un altro elemento della draft che forse abbiamo commentato fin troppo poco. Il fatto che il supporto per la botlane dei Sandbox potesse staccarsi al benché minimo sintomo di vantaggio nelle altre corsie per farlo snowballare questo vantaggio, ha messo ancora di più in difficoltà i Gen.G. Davvero, non c'era un matchup che non significasse
passività per i Gen G, proattività per i sandbox. Support, mid, AD carry, le giungle erano assolutamente alle corde per tutta la laning phase i Gen G, e anche per questo mi aspetto che non compiano lo stesso errore, che compiano una draft un pochino più proattiva dalla loro parte. Di nuovo, mi aspetto, se possibile, un assassin in corsia centrale. Qiyana ieri ha performato così bene nelle mani di Kenyon, mi piacerebbe tanto vederlo nelle mani di BDD. Kenyon però è un mid laner, insomma, per così dire, abbastanza peculiare. Comunque, quando parliamo ovviamente del jungler titolare dei Damwon Kia, che in virtù di un cambio di ruolo proprio nella squadra campione del mondo e di Corea, adesso si trova a giocare in mid lane con Shoemaker spostato in quella corsia inferiore, dove continua, come dire, a fare lo show di cui si fa carico proprio con il suo nickname. Sicuramente vogliamo vedere una draft diversa a questo punto da parte dei GG, vogliamo vedere qualcosa di probabilmente più proattivo. E quando hai evidenziato giustamente tu entrambe e tutte e tre, anzi, le corsie dei Gen G, tutti i matchup non potevano godere di proattività e di priorità nelle fasi iniziali di partita. A questo punto si può dire tranquillamente che la partita è stata per un buon 60%, a mio modo di vedere, persa in draft da parte dei Gen G che tornano red side. E quindi io mi aspetto abbiano a questo punto in mente qualcosa di molto diverso comunque per questa fase di draft, sicuramente anche lasciare un ultimo pick a un altro giocatore diverso da BDD o comunque a BDD con un campione diverso potrebbe fare la differenza tra un 2-0 in favore di questi Live Sandbox e un possibile reverse sweep da parte dei Gen G. Perché no? D'altronde, questo tipo di draft forse celava anche un po' di disrespect nei confronti dei sandbox. Il fatto che comunque avessero un eccezionale late game i Gen G ha dato loro questo falso senso di sicurezza di poter draftare, poter sedere comodi in lane e vedere che succede, vedere un po' se questi sandbox sono all'altezza di metterli in difficoltà. E lo sono stati. Purtroppo ne ho anche parlato ieri durante il cast. C'è una grossa difficoltà che si ha nell'apice del competitivo a togliere dalle mani dell'avversario il vantaggio. Bisogna fare delle scelte molto forzate, spesso non è sulla meccanica nel team fight che hai un grosso vantaggio sui tuoi avversari, ma è più nel come gestisci i fondamentali in corsia e nel come poi piloti la tua draft. Andare a giocarsi gli obiettivi da svantaggiati, perché si è concessa una triplice priority agli avversari, non mette neanche il più forte dei team in condizioni poi di vincere. Quindi è decisamente il caso per i Gen G di guadagnare qualche campione un pochino più proattivo, un pochino più significativo in fase di corsia. Partiamo con una draft analoga a quella precedente, se non fosse che i Gen G ricorrono immediatamente al ban di Lushan. Stessi identici ban per i Sandbox che partono dalla Champion Pool di Ruler come punto di inizio della draft, vanno a rimuovere Kalista, Varus e Lulu, così come avevano fatto in Game 1. E così come avevano fatto in Game 1 i Gen G, vanno a bannare Ezreal ed Akali. Se ricordo bene, però, al posto di quel Lucian c'era un Renekton da rispettare per Summit. Summit che Già. viene giustamente inquadrato dalla regia coreana, perché a questo punto, se tanto mi dà tanto, è proprio quel Renekton che deve filtrare, che deve essere istantaneamente lockato. C'è l'over su Eccolo. Renekton, signature pick di Summit, signature pick dell'LCK, mi sento di dire, e arriva infatti la selezione di Renekton, alla quale segue immediatamente da parte dei Gen G l'acquisizione di Jinx per Ruler. Questo è un Volibear molto duttile. È sicuramente un Volibear che può andare nelle mani di chi lo ha preselezionato, ovvero Klee in giungla, ma è un Volibear con il quale Rascal ha giocato molte partite durante lo split primaverile. Ed è un counter diretto di Renekton in corsia superiore. Non perché possa solo killarlo immediatamente in corsia, naturalmente, ma perché slowly but surely, direbbero i nostri colleghi d'oltreoceano, quindi lentamente ma sicuramente, arriva poi ad assorbire anche un Renekton molto fiddato nell'1v1 inside. Quindi questa è la risposta tipica. E probabilmente a questo si deve il fatto che la draft sia cambiata di così poco, e sia cambiata in un modo molto controllato per i Gen G. Non più ban di Renekton, ma ban di Lucian, concedono il pick di Renekton, hanno immediatamente la risposta in Volibear. Perdona se ti ho fatto la finta, No, stavo ragionando certo. un attimo. Non ti preoccupare. E sicuramente anche questo set mi piace, nuovamente loccato, set e Renekton, ovviamente sono del tutto interscambiabili. Attenzione però, perché anche qui c'è una grande differenza rispetto alla draft precedente. Azir era stato bannato nella seconda fase di ban proprio da parte dei Live Sandbox, perché non volevi assolutamente concedere questo pick in mano a BDD. Ebbene, BDD se lo assicura prima che i nemici possano rimuoverglielo, e sia contro Sett che contro Renekton, mi sento di dire che
l'imperatore di Shurima può godere di una corsia comoda in una certa maniera, proprio come aveva avuto Lucian nella partita precedente nei confronti di Viego, una corsia tranquilla dove deve semplicemente farmare e arrivare a un punto in cui Azir può effettivamente essere libero di mettere tutto quel DPS dalla sua, e anche la rimozione di Leona così ottima proprio per effort mi piace significativamente qui per i Gen.G. Nota di rilievo: Fate ha molte più partite di set di Summit, quindi va a sapere chi andrà dove. Sicuramente c'erano un grande potenziale di flexi sandbox. Non credono al Volibear da corsia superiore, però, perché vanno a rimuovere Gnar. Ecco, quello che hanno ottenuto i Gen.G in cambio di Azir è purtroppo il ban di Thresh, ma abbiamo già detto nella draft precedente come la validissima alternativa a Thresh sia proprio Tahm Kench. Quindi stavolta prioritarizzano la mid lane, vanno ad aggiudicarsi Azir, concedono agli avversari il ban di Thresh, ma vanno poi a aggiudicarsi Tahm Kench. Posso dire che sono molto sorpreso del ban di Gnar, lo trovo assolutamente fuori luogo e trovo che abbia appunto lasciato strada spianata per l'acquisizione di un Tahm Kench che è indispensabile per quella Jinx. Io forse, a costo di star sbagliandomi, a costo di aver mal identificato quel Volibear come Volibear top, avrei bannato Tahm Kench assieme a Thresh per continuare proprio il filo logico per cui manca il supporto ai Gen.G, manca uno di quei due supporti che riescano a salvare a prescindere in qualsiasi situazione, per quanto drammatica sia, Jinx, e invece vanno poi a concedere il Tahm Kench. Secondo me questa draft dei Gen.G è decisamente più forte, decisamente mancano un ban importante i sandbox su quel Tahm Kench, e Azir di BDD, hai detto bene, è tutt'altro matchup rispetto a Viego contro questi Bruiser, che siano Renekton o che sia Set, può semplicemente farmare con la Q, può starsene comodo. Se si trova contro Renekton, tra l'altro Azir può approfittare del fresco nerf di Renekton, che ora ottiene molta cura in meno dalla propria Q sui minion. Quindi potrebbe essere un Renekton che soffre moltissimo al poke di Azir. E ci sarà forse addirittura un nuovo Lee Sin, e Lee Sin a questo punto sarà il top laner per i Gen.G, e quindi in un certo senso hanno indovinato nel bannare Gnar a Rascal, perché quello poteva essere effettivamente il top laner per i Gen.G in questo secondo game. È vero, però, concedi quel Tahm Kench che rende quella Jinx ancora più tranquilla in early game, in fase di corsia, e soprattutto un Tahm Kench che può trarre in salvo, perché no, anche lo stesso BDD con Azir, e di conseguenza un pick che ovviamente sarà destinato a scomparire prossimamente da quella corsia inferiore in virtù del rework che sta per subire Tahm Kench proprio all'alba della prossima patch che è già live nei nostri server, ma che ovviamente per il competitivo deve ancora attendere una settimana, e in quella patch probabilmente Tahm Kench non lo vedremo più, non solo come supporto, non lo vedremo proprio più mai semicid. Forse top, forse solo lane, ma insomma, vedremo comunque. Esatto, sicuramente non support, se non avete visto ovviamente è semplicemente tuffo nell'abisso diventa un'abilità principale di Tahm Kench, il divorare diventa la sua suprema, e quindi viene tolta, viene assolutamente rimossa quell'identità di supporto di cui godeva il buon gustaio più celebre del fiume della Landa degli Evocatori. Saremo a breve in partita con ovviamente Live Sandbox lato blu e Gen.G lato red, Gen.G che hanno perso la terza partita su 10 lato red proprio in questo Summer Split, Gen.G che prediligono questo lato red, Gen.G che però hanno perso già in questo lato rosso di partita. Se pensate che pareggeranno la serie, scrivete ovviamente in chat, signori e signore GN Win. Se invece pensate che saranno in Live Sandbox a portarsi a casa anche questo Game 2 e quindi a infliggere ai capolisti di Corea la loro prima sconfitta in questo split estivo, LSB Win. Prima abbiamo azzeccato la nostra previsione? No, assolutamente, perché ci fidavamo ciecamente dei Gen.G senza dover considerare ovviamente la loro draft in qualche maniera deficitaria. La loro draft in questo secondo game mi sembra assolutamente più in linea con quello che è il meta e con quello anche che è il loro stile di gioco. Wally, però, tu che cosa ne pensi? Io penso che nuovamente si debba dare il nostro pronostico ai Gen.G, perché per quanto nel game 1 siano stati sorpresi da degli ottimi sandbox, era una sorpresa alla quale si erano resi vulnerabili con quella draft.
vulnerabilità che non trovo più in questa seconda partita. Trovo che abbiano davvero tutti gli strumenti per opporre gioco al gioco del early game, dei sandbox, e quindi mi auguro che riescano davvero a dedicarci una bella serie combattute e che non si debbano arrendere già sul 2-0. Devo dire che in retrospettiva quel ban di Gnar coraggioso, decisamente coraggioso, vista la selezione di Volibear che era già arrivata, è stato provvidenziale, perché hanno proprio in modo pokeristico non hanno creduto al bluff. Quello sarebbe stato un eccezionale Volibear contrapposto a Renekton top, visto soprattutto che però Clid gioca molto volentieri Volibear in giungla, tanto che con questa selezione è arrivato a 5 selezioni, quindi pari merito col suo campione più giocato Diana. È stata una lettura corretta della parte del drafting coach o del head coach dei Deep Sandbox, e sono riusciti quindi ad aggiudicarsi un importante ban sulla top lane. Fermo restando che non sono grande fan del concedere uno dei due supporti più efficaci al fianco di Jinx in quel Tahm Kench che poi Life si è aggiudicato. Sì, anche se comunque abbiamo potuto ammirare quello che è il win rate di effort proprio con questo Rakan, ma ne parleremo tra un attimo, perché Fate, flash in avanti e facce sfasciate porteranno a casa il controllo ai danni di BDD, che poi semplicemente flasha e spostamento delle, anzi, sabbie mobili da parte di BDD, Shurima Shuffle a quel punto, per portarsi in zona franca. Spendono due flash qui i ragazzi di Live Sandbox, e solo il flash ovviamente di Azir da parte dei Gen G, azione che ovviamente fa sorridere però i Live Sandbox, perché a questo punto BDD si trova senza flash e quindi molto più vulnerabile in queste fasi iniziali di partita. Già, è un ottimo traguardo raggiunto anche dal solo Fate, che adesso può trovare magari una faccia sfasciata per inchiodare BDD sul posto e renderlo vulnerabile poi ad un gank di Croco. C'è già grande trambusto su questa porzione centrale della mappa. Si lotta per lo scatto topside. Guarda Rascal come stia controllando il choke point della top lane, dando a Clid e BDD il beneficio di un 3v2 provvisorio. Eh sì, bravo qui Rascal a trovare la priorità in corsia superiore, a permettere ai Gen G di ingaggiare. Alla fine però il primo sangue sarà nelle mani di Fate, è caduto di conseguenza Croco. Vediamo BDD cercare di scappare, Fate pochissima vita e cadono entrambi alla fine. Doppio buff per Rascal. E vediamo Rascal con il doppio buff a combattere contro Summit. Vediamo, arriva l'onda sonica, lo stordimento per Summit, e alla fine riuscirà Rascal a connettere con l'ultima Q. 3-0 Lee Sin, wow! 3-0, 3 gli assist per BDD, e questo è un grossissimo boost all'early game dei Gen G. 3-0 Rascal, tornerà in lane a minuto 4 con la frusta. Mamma mia, non voglio essere nei panni di Summit, è vero, anche lui riesce a ottenere una sua frusta, ma il Ruby Crystal di differenza su Lee Sin si sentirà e parecchio, senza contare che a questo punto Rascal è proiettato molto prima di Summit a livello 5 e di conseguenza anche all'ottenimento della Suprema, che apre a potenziale di solo kill. Azir in particolare, che ottiene 3 assist e il boost d'esperienza, è una buonissima notizia. Infatti già a livello 5 per BDD, ok, lo ottiene anche adesso Fate, ma e questo è testimone di un'altra speedrun a livello 6 su cui è in vantaggio BDD. Molto molto positivo per la fase di corsia di Gen.G trovarsi già avanti nonostante una Azir in corsia centrale che di solito ci mette un po' di più a entrare in partita. Arriverà il dive divorare da parte di Life per salvare Clid. Qui Gen.G che rischiano addirittura di capitolare loro per mano del loro stesso dive. Alla fine utilizzeranno un paio di summoner entrambe le squadre, anzi no, solo il flash di Ruler utilizzato da parte dei Gen G, mentre Prince ed Effort che spendono entrambi Yal e Ignite, però comunque sia riescono a salvarsi da un possibile dive nemico e di conseguenza contenti a questo punto i Gen G. Tra l'altro icona di Tahm Kench che si è buggata, quel Volibear non è ancora nel suo ventre, tranquilli, semplicemente no. Si tiene la foto nel comodino del suo jungler, in questo caso Life. E la carezza ogni sera prima di andare a dormire. Esatto. Volevo sottolineare come ancora una volta a Prince sia stato consegnato un carry di quelli veloci, di quelli che combattono volentieri da subito, sì. Di quelli che non hanno come principale obiettivo l'hyperscaling. Eccolo quel livello 6. Mamma che la mia, furia del dragone per salvarsi! Alla fine ce la fa Rascal con la propria runa del trionfo, risponderanno
i sandbox con questo drago. Almeno ci provano. No, Clint porta a casa l'uccisione. E alla fine Effort deve scappare con la propria entrata trionfale. È un disastro su tutta la linea qui per i Live Sandbox, che perdono il proprio top laner e perdono anche il proprio jungler, oltre al drago. Mamma mia. Rascal, quando va avanti e fa queste sue giocate rocambolesche, ma assolutamente che può prendersi, visto il vantaggio che possiede, è un top laner difficile da contenere. Molto bravo Clid, ancora una volta ci dimostra di avere una grandissima sensibilità per ciò che accade in mappa. Forse non è il più dinamico a livello meccanico dei jungler, tanto che i suoi pick topici sono Udyr, Volibear, Diana, però quanta visione riesce ad ottenere delle iniziative degli avversari. Sembra avere costantemente dei lumi blu da tirare a destra e manca sulla giungla nemica, riesce a prevedere gli spostamenti del jungler nemico con largo anticipo, e questa giocata è importantissima. Nega il primo drago e prende una solo kill. GG che rischiano, attenzione, facce sfasciate per Fate, deve flashare via Life assolutamente. E ancora una volta Icona che si bugga, bellissima la scorta imperiale da parte di BDD, spinge via 4 dei 5 nemici e semplicemente salva il tutto il suo team da un'azione perpetrata proprio da parte di GG, che però rischiava di essere il proverbiale passo più lungo della gamba. Già, molto bravi. Qua è un altro, è tutta un'altra draft. Il fatto di poter fare affidamento sulla scorta imperiale di disingaggio consente ai Gen.G di giocare con maggiore cautela al mid game, e addirittura in questo caso gli sarà possibile giocarlo da davanti, visto quanto hanno già raccolto nell'early game. Rascal qui, troppi danni dalla torre. Rascal ha rischiato tanto, ma sta rischiando ancora di più del suo top laner qui, Ruler, che però riuscirà a salvarsi. A non aveva il livello 6, non ha il livello 6 ancora a disposizione per Insa, niente istinto omicidi per quella Kai'Sa. Mamma mia, che danni da parte del super mega razzo della morte. Alla fine sarà una doppia uccisione per Clit, che trova veramente un grande vantaggio a questo punto, soprattutto da un'azione 2 contro 1 in cui i sandbox stavano per portare a casa Ruler. Alla fine Ruler se ne esce con 2 assist, anche 2 placature per sé. E veramente questa Jinx accelera, e come si accelera verso il suo scaling. Sì, questa è un po' la specialità di casa Gen.G, ed è anche qui che si annida la motivazione di quella draft molto greedy di Game 1. Vogliono spesso e volentieri aggiudicarsi delle scaling comp, e a prescindere da quanto poi siano legate a dover aspettare, giocare passivi, provare a trovare delle giocate che accelerino questo processo di scaling. Ruler ha fatto esattamente questo. Io me lo immagino qui che abbia pronunciato le fatidiche parole Oma e Wamo Shindeiru quando si è girato e ha annunciato a Prince ed Effort che la loro morte era già avvenuta. Stava arrivando Clid infatti ad abbattersi su di loro con questo Volibear. E mancata l'uccisione su Ruler significa invece 2 assist per la di carry dei Gen.G, che ora è felice e contento su un piccone che torna nel suo inventario e con un flash che torna a sua disposizione in questo istante. Quindi ancora una volta un grossissimo boost in avanti per i più lenti scaler in dotazione ai Gen.G in realtà, perché abbiamo già visto come Ruler abbia raccolto 2 assist poco fa, ma prima ancora su quella frenetica schermaglia nel fiume BDD aveva raccolto 3 assist a sua volta. Infatti ora con il coltello dalla parte del manico in mid lane sta bullizzando Fate ed è sopra di 14 CS. Adesso però deve stare attento, perché sono in 2, altri 2, i Live Sandbox infatti succedere. Questa volta nulla da fare, flash pezzo forte, schiacciata al reverse qui per il midlaner dei Live Sandbox, e poi ovviamente con l'aiuto di Effort e dello stesso Croco. Facile uccisione ai danni di BDD, che viene a questo punto notevolmente rallentato nella sua opera di scaling, scaling che però lo sta conducendo verso quel dolore di Liandry su cui potrà fare grande affidamento per mietere totalmente le barre degli HP dei nemici. Attenzione al Dominus utilizzato qui per Summit, è arrivata la furia del dragone, flash all'indietro, connetterà l'onda, mamma mia, Rascal, 5-0! E far mettere le mani nei capelli a Summit è un'impresa ardua, è un'impresa molto ardua. Rascal, ecco perché, è un giocatore estremamente coin flippy, non me ne voglia Rascal, ma è quello che ha dimostrato nell'arco della stagione 2021. Quando è avanti è oppressivo, quando è indietro non è quasi mai in grado di rifarsi sotto. Qua addirittura ottiene la prima torre, oltre che 15 CS di vantaggio e 5 uccisioni. Croco ha appena compiuto il suicidio, secondo me Croco si è appena suicidato. Rischia tantissimo, ma Rascal deve retrocedere. Stava sopraggiungendo. E questo Rascal
Questo è un Rascal che non riprime l'onda sonica. Il Rascal di Spring Split avrebbe premuto onda sonica verso Croco, avrebbe raccolto magari la sesta kill sul jungler nemico, avrebbe dato un grosso shutdown ai suoi avversari. GG Bravo Summer Rascal. Split, invece divano ancora una volta questa corsia inferiore, disattivata la torre almeno per il momento, e alla fine cade proprio per mano di Rascal. Qui il povero Effort, continuano a premere i Gen.G sotto questa torre. È arrivato Summit di teletrasporto, ma è un teletrasporto assolutamente in ritardo e assolutamente insignificante. Trova lo stordimento adesso con la propria W qui Renekton, ma semplicemente Rascal torna indietro con la propria di W, e Ruler continuerà ad accumulare risorse. Grande vantaggio a questo punto per Ruler, non solo 3 assist, ma anche 20 minion in più rispetto al diretto avversario, rispetto a questo Prince, che sì, è vero, Kai'Sa lavora bene con Halo Weakon, come ti piace definirla, con poche risorse per sé, però, insomma, quando Ruler si trova già così considerevolmente in vantaggio, e poi quando gode di un hyper carry del genere, insomma, è ottima la posizione a questo punto per i Gen.G, non per PDD in questa situazione, perché semplicemente flash in avanti e pezzo forte all'indietro. Bella azione, tutto tondo Doveva qui per. succedere, come ho detto prima, prima o poi quel flash e pezzo forte all'indietro te lo vedi fare. Per quanto Ci fosse a sta. disposizione il flash per BDD, reagire alle flash di set è pressoché impossibile. E come abbiamo visto, la solo kill di Rascal, che poi disciplinatamente se ne va via da quella top lane con un bottino di 5 uccisioni e non persevera nell'iniziativa. Questo invece è il dive dei Gen.G, che porta Rascal a raccogliere un'ennesima uccisione. E per quanto arrivi poi la corazzata LSB, è troppo tardi, il danno è stato fatto. I Gen.G si trovano sul 9-3, due draghi, una torre a zero e ora la possibilità di ottenere messaggero, con il quale raccogliere altri bottini, altre placche, magari quelle due placche rimaste in bot, perché no? O magari aggredire questa mid lane, dato che le placche stanno scadendo. Ma Ok. attenzione alle facce sfasciate e l'entrata da parte di Effort. Qui ci provano i sandbox a spingere lontani i Gen.G, che però sono 4 contro 3. Stanno concedendo ovviamente la totalità di 5 placche in mano a Jinx. È caduta in questo momento la seconda struttura per i sidebox, che adesso cercano l'engage con il liberatore missilistico, ma è un tentativo assolutamente fuori scala per loro per il momento. E semplicemente Gen.G che retrocedono, e però hanno fatto proprio a questo punto le due strutture Nel nelle corsie frattempo, laterali, evocano adesso il messaggero. Vediamo se farà in tempo a tirare la no. testata. Non credo, sinceramente. 3, Oh, 2, no. 1. No, tempo Che peccato. scaduto e purtroppo placcature che se ne vanno. Un secondo di ritardo per i Gen.G, però Gen.G che con ogni probabilità a questo punto riescono anche a ottenere questa terza struttura e si O forse approcciano a anche la questo vita di mid Fate. game. Con il favore del pronostico, Fate rischia un po', alla fine si salverà, lo stesso Rascal potrà cercare il reingaggio. Attenzione, arriva lo stordimento ai suoi danni. Summit che è costretto a utilizzare il Dominus solo per tenere salva la vita. Gen.G in totale controllo del game. Assolutamente, è quello che volevano fare potenzialmente anche col game one, salvo poi avere veramente una draft troppo più passiva di quella degli avversari. Con quella schermaglia nel fiume su cui Rascal ha raccolto 3 uccisioni, adesso Rascal può staccarsi dalla lane, conscio che comunque il Renekton avversario non sarà mai e poi mai una vera e propria minaccia. Può fare da jungler ausiliario, tra l'altro non che Klee ne avesse bisogno, visto che in questo game è già sul 3-1-3 con un vantaggio di CS nei confronti di Rumble. Insomma, questa accoppiata top jungle che tendenzialmente è il cavallo vincente per i Leave Sandbox si è Oh, tramutato nel cavallo vincente di Gen.G. ci prova Rascal 1 contro 2 contro Fate, contro anche Effort che è appena arrivato. Ci ha provato ancora una volta. Vediamo il Oh, frustino what? per trovare gli HP che gli consentono di salvarsi. Ma c'è Priest da quella parte, caro Rascal. Non Oh, hai via di scampo, ma arriva il razzo per trovare la Ruler. kill del pareggio. Ruler from downtown. Dagli spogliatoi, direbbe un noto Da casa commentatore sua. NBA, da casa sua. Davvero Però. meraviglioso Ruler qui con il razzo, ancora più meraviglioso probabilmente Rascal. Sì, qui Rascal cade, concede un grande shutdown nelle tasche di Prince. Don't get me wrong, però. Però è altro spintone giù dal ring ai Lee Sandbox. Qui non è questione di metterli alle corde, qua è proprio cacciarli dal ring, perché il vantaggio dei Gen.G è imponente e di nuovo è un vantaggio che arriva con delle due comp
quella che scala meglio in late game. Assolutamente, di gran margine, mi sento di dire, peraltro. Quindi, davvero molto pericolosa la situazione per gli Sandbox, che faranno molta fatica a tornare in sella e faranno molta fatica anche solo a opporsi al primo obiettivo che sta per tornare in landa, questo terzo drago, che tra l'altro ci ribadisce si tratterà di una landa infernale, quella che attribuirà la Soul. Non voglio nemmeno immaginare cosa sarebbe in grado di fare il quintetto dei Gen.G provvisto di anima infernale. In particolare sono terrorizzato all'idea di quel poke di Azir provvisto di anima infernale, che non consentirebbe agli Sandbox di presidiare le aree dove ci sono gli obiettivi, verrebbero scacciati all'istante i Sandbox. Vogliono nuovamente la vita di Rascal, è come se la vogliono i Liv Sandbox in quattro in quella corsia superiore, davvero nessuna chance a questo punto per Buon Rascal che drinker. prova! Mamma mia, ho detto nessuna chance! È arrivato Oh, anche Life! life! Mamma mia, non ci posso credere! Non ci posso credere, Summit è incredulo. Rascal! Summit è tiltatissimo. Ha la bocca Oddio. spalancata, gli occhi sbarrati, non può credere ai suoi occhi. Oh mio Dio, è riuscito col succhiasangue a ritrovare praticamente metà barra degli HP. Effort, pardon, Rascal, però comunque non sarebbe significato nulla se poi con il flash, con la W sul minion e con il divorare da parte di Life non avesse trovato salva la vita. Ecco il pro view di Rascal. Portato dentro di pezzo forte Instagore Vado, Drinker che gli vale 400 punti vita. E tra la passiva dello Stera, che il perentorio intervento di Life riesce a uscire da una situazione di 1 contro 4, Rascal. incredibile, incredibile Rascal, veramente gioco di prestigio a questo punto per il top laner, per tenere salva la propria vita. Gen.G che avrebbero potuto probabilmente rispondere dal lato opposto della mappa, ma non sono riuscito a trovare, credo, una risposta così notevole. Troveranno sicuramente una robo bestia Cremisi, che a Ruler sicuramente non dispiace ancora Rascal. Molto ma molto aggressivo qui, tanca forse un colpo di torre di troppo, era un bait. Ai danni, un bait tentato ai danni di Summit, perché c'erano anche Ruler e Life ovviamente in zona. Ruler porterà a casa la struttura, la quarta per i Gen.G, la quinta potrebbe essere questa T2 in mid BDD. Deve stare attento, arriva il dive però da parte di Clid con la propria suprema, con l'artiglio del tuono. E privi di minion, i Gen.G riusciranno però a portare a casa anche questa quinta struttura, proprio per loro, per i propri inventari. A questo punto, una notevole balzo in avanti. Trovano una risposta in corsia superiore proprio La prima con torre. Fate, ma è solo la prima esattamente. Per i Live Sandbox, si sta andando verso un game 3 in questa serie. Molto probabile, davvero molto probabile. Non è solo un importante vantaggio quello già nelle tasche dei Gen.G, ma come ho ribadito prima, si tratta di un vantaggio nelle mani della comp che delle due gioca molto meglio il late game. Quindi è già passato forse il treno per i Live Sandbox. Ed è destinato ad essere invece il vettore di una vittoria Gen.G che porterà la serie su Game 3. Lottano per questo messaggero. Ci sono dei teleport, cioè il teleport di Rascal, un po' tardivo per impedire effettivamente che questo messaggero giunga a compimento, ma non è importante. Di nuovo, hanno il biglietto per il late game garantito. No, vi prego, Ballano nel pit. datemi una bombola di ossigeno, non ce la posso Tra l'altro, fare. Clid serissimo. E giustamente aspetta a raccogliere il più tardi possibile il messaggero. Questa magari è una cosa che può passare inosservata. Non so se l'abbia effettivamente perso No, a il furia di messaggero era ballare. stato ottenuto dalla punizione dei sandbox, credo, a quel punto. Ah, Clint non ho semplicemente visto, stava errore mio. controllando l'area. No, io pensavo stesse semplicemente tardando il più possibile la raccolta del messaggero per avere poi appunto il cooldown tale da poter addirittura magari fare sinergia tra la mano del barone, che potrebbero raccogliere tra pochissimo, e il messaggero per fare il push del KO. E invece no, stava semplicemente presidiando assieme al proprio Esatto. top laner un occhio del messaggero raccolto dallo smite di Croco. Errore mio, perdono. Era comunque una strategia assolutamente viabile quella di mantenere il più a lungo a terra possibile l'occhio per poi utilizzarlo. Comunque sia, è una situazione in cui ormai io di solito parlo di 2/3 di mappa in controllo della squadra vincente, qua mi sento di dire proprio 4/5, perché rimane soltanto questo avamposto che è la torre topside, e poi la mappa è tutta quanta dei Gen.G, rimane soltanto la base con le torri degli inibitori.
la zona franca per i Leaf Sandbox, tanto che sarà barone per i Gen G e verosimilmente sarà colpo del KO dopo questa schermaglia. Infatti, vediamo adesso come proveranno i Sandbox a rispondere. Disingaggiano dal Baron. Rischiano un po' i Gen G qui, perché il Baron è a pochissima vita e potrà essere smaitato. Attenzione al pezzo forte. Ucciso in avanti. Franco. Il Baron è ancora vivo e viene portato a casa proprio da Clid. Clid che alla fine troverà i controlli di cui necessitano i propri compagni di squadra. È un 4-1, è quasi carneficina. È il solo Prince con la coda tra le gambe a scappare dall'inseguimento di Life e dello stesso Ruler. Probabilmente desistono dall'inseguirlo, cercheranno il push, esatto, viene pingata quell'ondata e pollice in Super Prince che tiene salva la propria di vita, ma è l'unico dei Live Sandbox a poter dire questa cosa, perché gli altri sono tutti caduti cercando a questo punto un fight disperato che però avrebbero potuto ottenere forse. Sì, io sarò sincero, mi aspettavo da parte dei Sandbox che si accontentassero di resettare il barone, invece Croco proprio si è fatto carico di tankare il barone, finendo poi facile preda della rotazione d'abilità dell'Isin nemico, che lo ha battuto prontamente. Poi Clint può, sul suo corpulento Volibear, camminare nel pit con ancora tutti i suoi punti vita, procedere allo smite per garantire che il barone finirà nelle mani di Gen G, ed è già una 2500 gold Baron Power Play quando manca ancora 1:50 all'esaurimento del buff della mano del barone. Seguirà naturalmente anche l'opportunità di ottenere questo drago incontestato, che significherà anima del drago infernale. È davvero solo questione di attendere il colpo del KO, che presto o tardi verrà servito ai Leaf Sandbox. 4 draghi a 0, barone in mano, 10k di gold e passa come gold differential. Tutte le linee sono ora pushate da un giocatore dei Gen G. In top ci pensa BTD, in bot ne ci sta pensando Rascal, il restante terzetto è invece in mid. Insomma, è davvero solo questione di tempo prima che arrivi un lento ed inesorabile assedio alla base dei Leaf Sandbox, che porterà la serie sul terzo game. Sì, anche perché a questo punto con l'anima del drago infernale Jinx, Azir, ma anche lo stesso Lee Sin in realtà possono godere veramente di un danno spropositato a questo punto. Il vantaggio economico nella partita per i Gen G è sostanzialmente insormontabile. Tra l'altro non mi sento nemmeno di dire che lo scaling è dalla parte dei Live Sandbox in questa partita, perché comunque Gen G che godono di due powerhouse da late game davvero impressionanti in quella Azir, in quella Jinx. E se tra l'altro assistiti da un Life così in forma con Tahm Kench come abbiamo visto anche in precedenza, questa forse è la giocata disperata per i Sandbox. Il teletrasporto di Fate alle spalle dei Gen G viene visto, arriva però il livellatore missilistico e Life utilizzerà subito in maniera preventiva il divorare. È già caduto il povero Effort. Danni, è veramente esploso Effort. Mamma mia, Fate ha portato a casa veramente una quantità ingente di danni, ma non sarà abbastanza. Sono troppo in vantaggio. I ragazzi dei Gen G troveranno la carneficina e troveranno il punto del pareggio nella serie. Sono giocate che ha senso prendersi quando la situazione si fa così disperata, quindi assolutamente lode a Fate per il tentativo, ma si trattava di una formazione Gen G assolutamente incontenibile. E io a questo punto di nuovo non ho dubbi sul fatto che vada attribuito a Rascal il POG, ma magari qualche altra statistica potrebbe interessare la broadcast crew coreana per l'attribuzione del titolo. Grande partita anche da parte di Clid, eccezionale partita anche da parte di Ruler, quindi effettivamente non è semplicissimo scegliere l'MVP di questo game. Quello che importa è che i Gen G al minimo segno di difficoltà su quel game 1 abbiano già trovato la quadra della serie. Giocare un pochino meno greedy su queste scaling comp va benissimo attribuire a BDD e a il buon Ruler il suo pick preferito, ovvero Jinx. Nel caso di BDD a zero Syndra, però poi serve quell'iniezione di early game che ti possono dare soltanto Rascal dalla top, con i suoi vari pick, Lee Sin, Nocturne in primis, ma soprattutto un Clid che gioca molto più al servizio delle corsie e soprattutto che non ha corsie ampiamente perdenti come nel game 1. Ricordiamo che il matchup di game 1 era in corsia centrale Lucian Fate contro BDD Viego, assolutamente un incubo occhi aperti per il giocatore dei Gen G che si è dovuto arrendere al tiratore nemico per tutta la fase di corsia, non consentendo mai a Clid di giocare con priorità. Quindi questa sembra la quadra: giocare un pochino più safe la fase di corsia per la mid e avere sempre un Rascal proattivo dalla top. Ecco,
come? Questa sembra essere la strategia vincente per i Gen.G e lo è stata sicuramente in questa partita, è vero, Rascal con quella schermaglia nel fiume proprio nei primissimi istanti di partita, trovare tre uccisioni significa veramente avere un vantaggio considerevole, che poi anche un top laner abile come Summit, come l'inquadrato Summit, ancora assolutamente sconvolto dall'esperienza di gioco che Rascal gli ha fatto vivere in questo secondo game, l'abbiamo visto nei suoi occhi, è veramente un Rascal che ha dato le risposte di cui avevano bisogno i Gen.G, un Rascal che nella prima partita aveva trovato risorse ma non era riuscito veramente a essere un fattore nell'economia totale del game. Ebbene, in questa seconda partita ha fatto il bello e il cattivo tempo di quella top lane, ha trovato anche solo uccisioni in due occasioni se non mi ricordo male, ma lo stesso Kled, davvero Kled, credo forse addirittura meglio di Rascal, perché è riuscito ad avere presenza veramente in tutte e tre le corsie. Quando un jungler riesce a trovare vantaggio e a dare un vantaggio del genere non solo al top laner, anche alla AD Carry, veramente è un jungler che ha fatto il suo lavoro e l'ha compiuto egregiamente. Rascal 10k in più, insomma, abbastanza dirty questa statistica, credo. Sì, e credo sia proprio la statistica che insegnerà Rascal del titolo di POG, almeno me lo auguro, perché sebbene Summit nel game precedente non avesse poi chissà quanti più danni dei propri compagni, avesse un KDA molto sporco, viste le tre morti, qua parliamo di un Rascal che a fronte di due morti è leader di danni e assolutamente leader del gioco della sua formazione, perché se c'è stata strada spianata per Azir e Jinx verso lo scaling è proprio grazie a quanto Kled e Rascal siano stati fastidiosi da gestire per la formazione dei Sandbox. Hanno proprio preso il biglietto esci gratis dalla fase di corsia così complessa per il resto del team e sono arrivati poi su quel mid game dove persino Azir e Jinx erano in grado di dispensare ingenti danni. E infatti, e poi se aggiungiamo alla composizione di Gen.G quell'anima infernale raccolta sostanzialmente puntuale con lo spawn del quarto drago, è sicuramente per i Gen.G una partita che si è conclusa con una fase di late game quasi anticipata al 25esimo minuto, tanto era il vantaggio e tanti erano i danni che comunque erano già in grado di apporre alla formazione dei Live Sandbox, che le hanno provate veramente tutte per rimettere in piedi una partita che era però a quel punto già ampiamente segnata, ma alla fine non ci sono riusciti, sono dovuti capitolare di fronte ai capolisti che cercheranno appunto di difendere la loro imbattibilità in questi LCK. Ovviamente nella prossima partita, nell'ultima partita della serie che stiamo per vivere, stiamo rivedendo nel mentre le immagini veramente di uno stomp in questa partita, sì. È il caso di dirlo, lato Gen.G. In particolare Rascal aveva il durissimo compito di mettere un importante freno a quel Summit Renekton in corsa superiore una volta ottenuto così tanto vantaggio. Molti giocatori crollano sotto il peso di questi vantaggi così ingenti perché sanno di dover fare qualcosa di più del compitino, del sopravvivere alla fase di corsia e dell'essere poi utili al team. L'ha fatto egregiamente Rascal, che ha raccolto anche un paio di solo kill una volta ottenuta quella triple kill nella schermaglia sul fiume. Quindi davvero Rascal credo debba essere insignito del titolo di POG, fa il tentativo di Fate di mettere quanti più danni possibili sulla formazione nemica e ce la fa anche molto bene effettivamente con quella combinazione Powerbomb e Maker, mette veramente un sacco di danni a segno, ma poi troppo è il vantaggio nelle mani dei Gen.G provvisti di Mano del Barone, di Anima del Drago Infernale e di un bel vantaggio di 10k gold spalmato su tutti i membri del team. E quindi sarà poi facile push al Nexus dopo l'Ace. Saremo dunque prossimi ad un Game 3 dove sta ora i Sandbox provare a trovare una differente quadra a livello di draft. La risposta da parte di Gen.G è arrivata, un pochino più di leggerezza, un pochino più di facilità di esecuzione per questa corsia centrale, vista la rimozione di Lucian, che è un bullo assoluto. BDD respira, BDD partecipa, tutti possono giocare attorno a BDD, tutti possono far accadere cose. Kled su Volibear, incontenibile. E mi auguro sia una draft alla quale i Sandbox abbiano risposte, perché abbiamo visto come pressoché il compito di cambiare il volto della draft di Game 2 sia stato tutto nelle mani dei Gen.G. Sono stati loro a fare il primo cambiamento nei ban, rimuovendo Lucian e lasciando Renekton agli avversari, e da lì è stata proprio carta trappola rivelata, hai piccato Renekton, noi siamo pronti, ti inchioderemo. Quella top lane non respirerà, Renekton è stato pressoché inutile infatti.
E probabilmente avrebbero avuto un piano alternativo anche per quel Lucian in Game 1, ma è stato rimosso Azir. E Azir era già stato piccato in Toluchan da parte di BDD con ottimi risultati. E in effetti, con il senno di poi, avevano fatto assolutamente bene a bannarlo i ragazzi dei Sandbox. Sono curioso di vedere soprattutto che side sceglieranno a questo punto i Sandbox, e se lasceranno nuovamente il Red Side, che è la carta vincente spesso e volentieri di questi Gen.G, o se si prenderanno per sé il lato rosso, lasciando quindi agli avversari il lato blu e la priorità nel primo pick. Lo scopriremo però tra qualche minuto, nel mentre ci prendiamo ancora una piccolissima pausa e poi torneremo in diretta qui su PG Esports per il Game 3 della serie tra Live Sandbox e Gen.G. Restate con noi, a tra pochissimo.